Allora, sono qui con il presidente Vannucchi del Fucio Pistoia. Presidente, una sconfitta amara perché comunque la prestazione c'è stata contro il Ciampino Aniene. Probabilmente si aveva un po' di fortuna nel finale, però non c'è stata. Quindi tu come hai visto i tuoi ragazzi? Sì, fortuna e un po' di esperienza forse in più. Loro hanno messo a portiere di movimento e ci hanno creduto, la volevano vincere. Eravamo riusciti comunque a rimetterla sul 2-1, poi nel finale hanno trovato il 3-2. Però i ragazzi si sono comportati bene. La partita era già difficile in partenza, perché già con l'espulsione di Thiago domenica a Pomezia e la squalifica di Guina, l'infortunio di martedì di Murillo, quindi sapevamo che eravamo insomma messi male. Però i ragazzi si sono comportati benissimo, non c'è niente da dire. A tale proposito, io il silenzio stampa non è per fare del vittimismo, noi non ci sentiamo vittime, però un segnale dobbiamo dare perché chiediamo rispetto, perché gli errori degli arbitri ci sono uguali a quelli dei giocatori. Come sbaglia un giocatore, sbaglia un arbitro. Però quando gli errori sono 1, 2, 3, 4 sempre nella stessa direzione, allora vuol dire qualcosa non va. Tornando al campo, pensa che il carattere dei suoi ragazzi e il fatto che comunque insomma, ecco, in due occasioni siete riusciti a pareggiarla, no? Sia il dato migliore che portate da questa partita. Sì, addirittura sembrava un attimo che potessimo trovare anche il vantaggio noi, la partita è stata equilibrata, Ciampino ha giocato alla pari, non ha fatto niente di particolare, poi il portiere di movimento e l'hanno giocato bene, forse non abbiamo difeso benissimo e hanno trovato il gol del 3-2 che ci vede sconfitti. Adesso cosa si può fare per migliorare la situazione e riportarsi a ottenere una vittoria, quindi insomma un percorso diverso da quello? Niente, noi stiamo facendo tutto, i ragazzi si allenano bene, durante la settimana stanno bene, poi vabbè, ora c'erano le squalifiche, l'infortunio di Murillo, si spera di recuperarlo, è arrivato Daniel Vega che potrà dare una mano e noi dobbiamo continuare a lavorare, allenarci e provarci fino alla fine. Sappiamo che ci sono squadre molto attrezzate, questa Serie A è tremenda, come sbagli qualcosa subisci gol e speriamo di trovarlo noi il gol quando sbagliano gli altri, cosa che stasera in un paio di circostanze non è successa. Comunque noi dobbiamo provarci fino all'ultima giornata.